Botta un colpo. Jeff, buonasera. Sì, buonasera, sì. Siamo noi, sì. Sì, vendiamo puntine per giradischi, sì, le abbiamo. Che puntina le serviva? No, guardi, la V15 quarta della Shure non l'abbiamo. No, non arriva, no, no, non arriva, mi dispiace, mi dispiace. Grazie, buona serata, grazie. E 25. EDF, buonasera. Sì, buonasera signora, mi dica pure. Sì, abbiamo le puntine di ricambio per giradischi, sì, ce l'abbiamo signora, mi dica. No signora, la V15-4 della Shure non l'abbiamo. No, 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 non arriva, è l'unica puntina che siamo sicuri che non arriva. Sì, no, no, non so dove posso trovare la signora, proprio a Singapore. Grazie, arrivederci. Oh, tu ti chiedi sta puntina e ci fa schifo vendere. Ancora. EDF, buonasera. Sì, buonasera. Sì, sì, sì. No, la Proton 12 non l'abbiamo. No, no, modello, no, vediamo solo puntine di ricambio di quelle tradizionali, vintage. No, no, la Shure con 15 quarta se la scordi, no, 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 non fa parte del nostro catalogo. Grazie, dici. Allora ragazzi, tutto questo preambolo, questo teatrino per dirvi che sono arrivate delle puntine pazzesche. Queste sono puntine della gamma svizzera degli anni, fine anni 60, inizio anni 70. Adesso stavamo prendendo un giro per la Shure, che poi è vero che la Shure, la V15 quarta, Pepe, te lo ricordi, no? Questa non ce l'abbiamo, non l'avevo mai, c'aveva ragione papà. Però ci abbiamo questa di Shure, guardate questa qui per esempio. Questa è una Shure P73, rarissima. E siamo uno dei pochi negozi al mondo, credo che abbiamo, guarda qua, che abbiamo questo modello. Abbiamo, saranno 40-50 mila puntine, non sto scherzando, per fonovalige, per 78 giri, per radio Marelli, di tutto fino ai giradischi di nuova generazione, perché abbiamo anche le puntine di cambio per quel tipo lì. Oggi abbiamo sistemato dal nostro magazzino le più rare che ci sono. Qui, guardate questa qua per esempio, guardate questa quanto è bella. Questa è una, lo dico subito, è una Star, una puntina Star. Questa sicuramente era una puntina per d'epoca, per fonovalige stereo della fine anni 60. Per cui, se siete interessati, vi serve un ricambio per le puntine, andate sul nostro sito www.edfpoint.it. Se avete dubbi, ci chiamate. Questo parlo anche per chiunque faccia il lavoro di restauro di mobili antichi con radio, di fonovaligie, l'ESA, abbiamo tutte le puntine e le testine l'ESA originali, tutte nuove. Poi una cosa importante, nessuna di queste usate, sono tutte nuove e imballate. Certo, non abbiamo la 15 quarta, ma chi se ne frega, dico bene Pepe? Questa cos'è? Vediamo un po'. Questa è una Type, ragazzi, una Type 100, questa è una, è per 78 giri, una puntina per 78 giri. Qui dovrebbe scrivere, ok, guarda qua, questa è la Maite del Veruna. Questa cos'è? Un Acos. Questa è un'altra di quelle puntine che all'epoca si vendevano tanto, ma ancora c'è richiesta. Adesso ne abbiamo spedita addirittura una in Francia pochi minuti fa, una puntina abbastanza rara. Per cui www.edfpoint.it, abbiamo la puntina che cercate da tutti, soprattutto chiamateci, perché lo sapete meglio di me, meglio di noi, in questo momento storico le puntine non si trovano, si trovano a malapena, e voi lo sapete.